Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video molto particolare, perché infatti quest'oggi andrò a truccare metà del mio viso seguendo la mia everyday makeup routine del 2016, ovvero di ben 7 anni fa. Perché vado a farlo? Perché secondo me è interessante vedere quanto sia cambiata la mia routine, quanto siano cambiati i miei gusti anche. Spoiler, se non avete visto quel video, che è molto cringe per quanto mi riguarda, perché ero mega a disagio, quindi non vi invito a vederlo, ma se volete lo trovate ancora sul canale. In quel video usavo un ombretto arancione. Già qua riassumiamo il tema di questo video, ovvero quanto sono cambiata in 7 anni. Direi parecchio. Per l'occasione ho anche rispolverato questa camicetta che tra l'altro aveva tipo poi uno sbrego qua, non mi ricordo neanche cosa sia successo, l'avevo anche cucito molto male. Comunque ce l'ho ancora, ebbene sì. E appunto non so voi, però io quando riguardo miei vecchi video poi così tanto nel passato, proprio riesco a percepire tantissimo la differenza, non solo nei gusti, ma anche nella personalità, nel mio carattere. E quindi è sempre bello dare uno sguardo a quello che eravamo e vedere se siamo migliorati, peggiorati, se siamo uguali. Io non mi sento migliore, però mi sento profondamente cambiata e sicuramente adesso mi sento anche molto più me stessa, perché nel mio primo video ero letteralmente in soggezione proprio da tutto questo mondo nuovo che era YouTube. Sicuramente una cosa che è cambiata tantissimo della mia vita, della mia routine, delle mie abitudini è che adesso bevo molto di più, e questo mi porta allo sponsor di oggi, che è Erap. Peraltro sono sempre felice di parlarvi di Erap perché mi chiedete spessissimo i codici sconto, e questa volta ne ho uno molto succoso perché a breve ci sarà la festa della mamma, giusto? Quindi hanno pensato proprio a un codice sconto per eventualmente fare un regalo alle vostre mamme, ma anche ai vostri papà, vostri fratelli, sorelle, zie, cugini, parenti, nonne, nonni e anche a voi stessi e voi stesse. Perché per carità, fiori e cioccolatini sono sempre belli da ricevere, però anche la borraccia Erap effettivamente può dare una bella svolta alla vita di tutti, perché aiuta a bere di più grazie proprio ai pod aromatizzati. E tra l'altro ne è appena uscito uno, vi faccio vedere la mia reaction. Allora, innanzitutto parliamo di quanto è cute questo pod lilla con del giallo, bellissimo. Attiviamolo, il profumo è buonissimo, si sente tanto il limone, ma c'è questo retrogusto di lavanda. Passiamo all'assaggio. Oddio, si sente tantissimo la lavanda, ma è buona! L'odore sa più di limone, mentre il gusto sa più di lavanda, ma è molto buono, è equilibrato, floreale, buono! Questa è la borraccia termica, tra l'altro con i dettagli lilla, che tra l'altro ricordiamoci nel 2016 io evidentemente odiavo il lilla, ma amavo l'arancione, a quanto pare sì. E fino al 14 di maggio con il codice fatti mandare dalla mamma avrete il 15% di sconto su tutte le borracce, sia termiche sia non. Quindi se volete approfittatene per fare o farvi un regalo, e adesso cominciamo con il make-up. Allora, comincio disegnando una linea che in teoria, visto che sono un architetto, dovrebbe essere molto dritta, ma nella realtà sarà tutta storta. Vabbè, l'accettiamo. Allora, nel 2016 io ho aperto il mio canale YouTube e ho esordito con questo video in cui facevo il mio make-up da tutti i giorni, ma nella realtà, ma non era troppo vero. Cioè, sì, mi truccavo così, ma quando proprio volevo strafare, perché comunque sono tanti passaggi. E per cui anche oggi farò un make-up, cioè da questo lato farò il make-up mio da tutti i giorni, un po' più elaborato, insomma, se proprio devo uscire devo fare qualcosa di particolare. E visto che la nostra cara Gaia 24enne non aveva tanto capito come funzionasse il web, YouTube, il copyright, aveva messo di sottofondo le musiche degli Strokes, quindi non posso mettervi il video con l'audio originale, ma vi metto ovviamente le scene del make-up per farvi anche un po' vedere i metodi di applicazione che utilizzavo. Niente, volevo fare proprio la cool girl, volevo far vedere quanto ero veramente troppo alla moda. E però purtroppo adesso ne pago le conseguenze perché non posso inserire l'audio. Quindi cominciamo con lo skin prep, quindi la preparazione della pelle. Che cosa facevo? Andavo a mettere una crema idratante. E poi non so bene su quali basi scientifiche, cosmetiche o di qualsiasi tipo, biologiche, antropologiche, andavo ad aggiungere una goccia di tea tree oil, che per carità, niente di grave, una goccia, ok, però comunque il tea tree oil è abbastanza intenso, serve proprio per andare magari a seccare i brufoli, purificare la pelle. Non lo so perché io decidessi di aggiungere questa goccia, ma lo andiamo a fare. Ovviamente i prodotti che uso non sono gli stessi identici del 2016, alcuni sì, un paio, tre, quattro forse sono uguali, altri sono simili, altri vabbè, li improvvisiamo. Perché tra l'altro, sì, qua ne ho messa ben più di una goccia. Perché tra l'altro una volta utilizzavo anche brand non cruelty free, poi ho fatto lo switch e niente, quindi all'interno del video vedrete brand non cruelty free. Comunque, crema e olio di tea tree, che è molto balsamico, in questo momento
mi si stanno aprendo tutte le vie respiratorie. Poi come primer, perché non era veramente un primer, usavo una CC cream di Kiko, che però mi ricordo benissimo che effetto faceva. Praticamente serviva per un po' opacizzare, ma soprattutto andare a riempire e minimizzare i pori, quindi quello che fa un primer opacizzante e pore filling. E quindi vado ad usare il Poreless Primer di Elf, ne vado a mettere un pochino, cioè di base la mettevo nel centro del viso. Invece lato 2023, ovviamente ho già fatto skincare, quello che sicuramente vado a fare adesso è mettere l'SPF, questo qua è quello di Mulac 50. Io una volta ero convinta che bastasse l'SPF all'interno dei prodotti, invece no, e quindi adesso sicuramente vado a fare la mia passata di SPF. E come primer ne metto uno idratante, questo qua è il Prime Plus Studio di Essence. C'è un odore di olio di tea tree che, ve lo giuro, è quasi nauseante. Come fondotinta facevo un mix. Perché lo facevo? Perché quello di Rimmel, che mi piaceva tanto, non era del mio colore giusto. E tra l'altro è lo stesso identico, cioè non quello del 2016 ovviamente, non ha 7 anni, questa boccetta è nuova, però il colore è lo stesso. Lo mischiamo insieme a uno di Kiko più chiaro, che però non ho, quindi lo vado a mischiare con un pochino di questo qua di Mulac. Questa è la tonalità 2Y, quindi lo schiarisco leggermente e lo vado ad applicare con una spugnetta. Questo qua di Rimmel è il Lasting Finish 25 ore, lo amavo, mi ricordo che lo usavo veramente tantissimo, mi piaceva un sacco, mi piace ancora, cioè devo dire che effettivamente è un ottimo fondotinta, con anche, cioè, considerato che appunto è di 7 anni fa, anche di più probabilmente, è ancora un ottimo fondotinta. Forse devo mettere ancora un po' di quello chiaro, perché, ah no, ma che scema, devo metterlo di qua. Passano gli anni ma rimani sempre la stessa Gaia. Qua si è pure cancellato, andiamo a rifarlo. Ok, quindi andavo a stenderlo per bene su tutto il viso e poi mi premuravo anche di sottolineare di stenderlo lungo il collo. Il problema è che comunque era sempre troppo scuro, quindi si vedeva comunque lo stacco. Ma non importa, evidentemente mi andava bene così. Comunque è strano avere quasi un testamento online di video, perché, cioè, io vi giuro, noto tantissimo la differenza e a volte dico, cioè, non lo so, mi sento un'altra persona, mi sembra un'altra persona quella in quei video. E non so, è strano. Fatemi sapere voi che rapporto avete con il vostro passato, in generale, cioè con come eravate, se vi riconoscete, se pensate di essere semplicemente migliorati oppure cambiati oppure evoluti, non so, io sicuramente, cioè, rivedo molto di me, non è che sono completamente un'altra persona, però effettivamente adesso sono molto più sciolta, più a mio agio, faccio sempre danni e casini, però ecco, una volta il fatto di essere così goffa lo vivevo male, cioè anche adesso lo vivo male, però lo vivevo male nel senso che magari appunto i bloopers, cioè i pezzi in cui mi cadeva qualcosa eccetera, li toglievo perché mi dava fastidio. Poi ho iniziato ad abbracciare un po', no, quello che sono, ovvero una persona goffa, e ho vissuto molto meglio da allora, quindi abbracciate i vostri difetti. Vabbè, lato 2023 vado a mettere la mia ossessione del periodo, che è la BB cream di Herborian. Vado a fare un mix di due tonalità per beccare la mia giusta e vado sempre con la spugnetta. Allora, voi lo sapete, spesso uso anche i pennelli, ultimamente mi sto forzando e sforzando di usare la spugnetta perché mi piace molto di più il finish, ma non ho mai voglia di pulirla, lavarla, cioè veramente che stress, però sto cercando di essere brava e di farlo perché proprio mi piace di più l'effetto. Comunque, cioè, io non avevo proprio sentito mai parlare di pinzette per tenere i capelli, una fascetta, no, così me li tiravo via dalla faccia in questo modo. Comunque, proseguiamo con i correttori. Ne usavo due già allora, anche adesso spesso ne uso due. Uno per coprire un po' le occhiaie, uniformare, e l'altro per illuminare. Quindi al posto di quello di Maybelline, che peraltro non è cruelty free, vado ad usare questo qua di Debbie. Questo è il Concealer Solution nella tonalità 2 beige, che è un po' più scura, e appunto la uso per coprire l'occhiaia. Tra l'altro lì andavo anche sulla palpebra, insomma, mi sbizzarrivo. Sicuramente non lesinavo con questo con questo correttore. E tra l'altro lo andavo a mettere anche tipo fino a qua, poi lo mettevo un po' qua, cioè praticamente facevo il lifting hack di TikTok prima ancora che esistesse, un po' sul naso e qua, lo andavo a mettere anche qua sul baffo, una cosa che effettivamente non mi ricordavo. E poi sfumavo sempre con la stessa spugnetta.
Da questo lato invece uso questo qua, il Bare With Me di NYX e il Glowish by Huda Beauty Bright Light, quindi stesso discorso, ne metto poco poco per contrastare l'occhiaia, ma veramente pochissimo, così, e lo sfumo prima e poi dopo vado a mettere l'altro. Invece questo lo applico così, così, sì, un pochino sul naso, ma senza esagerare, qua non lo metto, un po' sul mento e un pochino qua. Non è vero, lo metto anche qua adesso. E lo sfumo verso l'esterno, verso l'alto, faccio un po' appunto l'effetto lifting. E qua è dove le nostre strade si dividono, perché a questo punto passavo alla cipria. Vado a usare quest'oggi questa di NYX, perché ne usavo una leggermente colorata, di sempre di Maybelline, e la applicavo con l'applicatore che c'era in dotazione, che era una roba simile a questa, penso, e praticamente andavo a fissare principalmente qua il correttore, un po' qua sotto, un po' come faccio adesso, non è che esagerassi particolarmente con la cipria. Poi passavo al bronzer di Rimmel, che peraltro in realtà mi piace tantissimo, questo lo uso tranquillamente anche adesso, con un pennello veramente spessissimo, fitto, duro quasi, quasi un kabuki, che quindi mi ricorda un po' questo, quello lì era di Sephora. Lo andavo a mettere con questo pennellone, non so perché avessi scelto proprio quello, lo andavo a mettere un po' ovunque. Poi prendevo un pennello angolato e mi cimentavo in una specie di contouring, però con il bronzer, che insomma lascia un po' il tempo che trova, perché è un pochino troppo caldo questo come contouring, però va bene così, lo facevo e quindi continuiamo. Poi con lo stesso pennello andavo ad applicare un blush color da me definito rosa terra bruciata nel video, comunque un rosa caldo, che per carità non è che mi dispiace. Questo qua per esempio di Astra mi piace, questo è il numero 2, mi piace come colore, però adesso ne scelgo sicuramente di più freddi. E comunque andavo a mettere questo mio bel blush. E infine mettevo, me lo ricordo ancora quell'illuminante, era un cream to powder di Essence, che però alla fine c'era una crema, quindi oggi vado a mettere appunto un illuminante in crema, questo qua è di Kikora, della collezione Dolce Diva. E ne mettevo poco poco, comunque non esageravo, anche perché con sto trucco credo di esserci andata a lavoro, perché avevo appena iniziato a lavorare in uno studio di architettura e quindi, cioè, facevo i video nelle pause pranzo. Io mi immagino il mio capo che mi vedeva tipo di mattina arrivare tipo zombie, perché cioè, non c'avevo manco voglia di mettermi, manco di pettinarmi. Poi tornavo a casa per pranzo, perché abitavo molto vicino allo studio, e il pomeriggio tornavo tutta truccata, tutta bella, tutta a posto, perché appunto registravo i video in pausa pranzo. Tra l'altro, se ci penso, ma l'impegno che ci ho messo, la voglia, la forza di volontà. Io continuo a ripassare questa linea perché continua a cancellarsi. Passando invece al lato 2023, cioè io una volta non avevo idea di che cosa fossero i prodotti in crema, credo, cioè davvero non ne avevo. Invece adesso, come sapete, sono ossessionata dai prodotti in crema, quindi vado sempre comunque a fare una base in crema e poi vado al di sopra con le polveri, molte meno polveri in questo modo, e quindi appesantisco meno la mia base, che comunque sapete ho la pelle secca, già allora lo sapevo, però usavo molte più polveri. Invece adesso cerco di fare compromesso, uso una base in crema, così uso meno polveri al di sopra. Tra l'altro, tutto questo parlare di polveri mi ha fatto venire sete. Quindi con il B-Bronzy Cinnamon, ormai già lo sapete, vado a fare un po' di bronzing. E qua adesso per esempio lì mi focalizzavo molto più sulle guance, mai sul naso. Invece adesso, cioè, non potrei mai pensare di non mettere bronzer e blush sul naso, come sapete. Non ne metto mai tanto, in realtà, per esempio, qua sotto, una volta, cioè un po' di tempo fa, forse lo mettevo anche qua. Adesso mi concentro proprio in alcune zone molto specifiche, perché dal vivo comunque il contouring barra bronzing si vede, e quindi voglio sempre cercare di fare una cosa più naturale possibile. E poi la vado a sfumare con un pennello, poi dipende anche lì, a volte anche la spugnetta, ma col pennello si fa molto più veloce. Andiamo intanto a dare questa base in crema, stessa cosa col blush, e vado a mettere questo qua di Kiko, questo è liquido, della collezione Beauty Essentials, mi piace tantissimo perché si sfuma con una facilità incredibile. Ne metto anche un po' sul naso, cioè guardate qua quanto si sfuma facilmente. Stesso bronzer ma con un pennello decisamente diverso, più ampio, e vado a tamponare un po' dove ho messo il bronzer prima, ma
veramente con poco poco prodotto. E stessa cosa col blush, sapete che sono ossessionata da questo qua di Kylie, il Winter Kiss, cioè credo che riuscirò a fare il buco e vado a settare il blush. Ora, cipria di Huda e Powder Puff triangolare, ormai sono entrata anch'io in questo mondo, però pochissima cipria messa solo in punti strategici e niente, quindi, perché appunto avendo già anche settato molto con le polveri non mi serve tanta cipria. Ne metto anche un pochino qua giusto per togliere la lucidità. E come illuminante uno dei miei basic marble, questo è Nike, perché voglio mantenere un po' tutto il vibe rosato, quindi appunto applico questo. Ma quello che sapete ormai mi piace fare è metterlo proprio in maniera abbastanza concentrata e poi con la spugnetta umida andare a tamponarlo. In questo modo viene proprio effetto bagnato, naturale. Ah, scusate, ho saltato un passaggio fondamentale in cui a un certo punto prendevo il mio Kabuki brush e lo passavo su tutto il viso per uniformare, un po' per sfumare tutto insieme. Il bel lavoro che avevo fatto di precisione lo rovinavo così. Comunque, proseguiamo con le sopracciglia. Allora, innanzitutto perché spazzolarle, pettinarle quando potevo fare semplicemente così col dito e poi le andavo a riempire con una matita, quella di Essence, che purtroppo non ho, ero convinta di sì, quindi vado a usare questa qua di Debbie che però è un po' più scura. Quello che usavo lì era proprio blonde, quindi un po' più chiara. E non è che si veda benissimo che cosa facevo con queste sopracciglia, penso le andassi semplicemente un po' a riempire. E erano più sottili di adesso, proprio avevano una forma diversa. Si vede che, ecco, una grande differenza di questi anni è che ho fatto più attenzione alle mie sopracciglia, adesso, a parte quando ogni tanto le estirpo, stanno ricrescendo. Versus come faccio adesso le sopracciglia? Prima di tutto le vado un po' a spazzolare verso l'alto e verso l'esterno, poi Lift and Snatch di NYX Professional Makeup, sapete che è uno dei miei prodotti preferiti, vado a disegnare praticamente dei peletti dove non ci sono, quindi riempio e definisco meglio e poi vado a fissarle con un gel trasparente o un gel colorato. Oggi vado a usare il Lift and Fix di Nabla. Tornando al 2016, il mio trucco occhi da tutti i giorni era il seguente. Allora, cominciavo con il mettere un ombretto panna, shimmer, perlato su tutta la palpebra e mi ricordo ancora quell'ombretto era di Kiko. Oggi vado a prendere invece da questa palette di NYX Professional Makeup questo colore qua che mi sembra molto molto simile e lo vado a mettere su tutta la mia palpebra a quanto pare. Poi passavo alla palette di Douglas, che di cui ero fierissima, mi piaceva tantissimo perché mi ricordava tipo, non so, quelle di Anastasia, quelle di Urban Decay, quindi però era di Douglas, costava, mi ricordo ancora, 11,90 euro. Scriveva pochissimo, in realtà ci bisognava fare un po' di fatica per far vedere gli ombretti. Oggi vado a prendere, tra l'altro quella palette ho usato solo un marrone, quindi vado a prenderlo invece in questo caso da questa palette sempre e andavo a, insomma, intensificare un pochino, era un marroncino caldo. E poi, udite udite, passavo al famigerato ombretto arancione. Perché? Perché a parte che mi era stato regalato, cioè avevo pochissimi prodotti ai tempi, quindi usavo un po' quello che avevo e quindi mi era stato regalato, e poi perché comunque ero convinta che essendo l'arancione il complementare del blu tirasse fuori il blu dei miei occhi, ed è vero, assolutamente. Infatti anche quando mi trucco sull'arancione, sui toni caldi, mi dite sempre ah, però tira fuori il blu degli occhi, è verissimo, quindi non sta male. Però proprio dire che mi piacesse o che mi stesse bene, non lo so, secondo me ci sono colori che mi stanno meglio. Però appunto ai tempi usavo l'arancione, quindi lo prendo da questa palette di Revolution. In realtà forse quello era pure leggermente perlato, shimmerino, non mi ricordo di preciso, e con lo stesso pennello lo andavo a mettere praticamente sopra il marrone, poi con un pennello a penna lo andavo a mettere anche sotto perché proprio mi piaceva che si vedesse questo arancione. Mettevo poi una matita nera al di sopra, cioè nella rima interna superiore. Comunque già era una mossa mica da poco, comunque era già una tecnica avanzata, se vogliamo dirlo. E poi eyeliner, ed ero, io impazzivo per gli eyeliner liquidi così, cioè compravo solo questi. Allora, ai tempi forse quelli in penna non è che ce ne fossero molti,
Però da quando poi ho scoperto quello in penna non sono più tornata indietro. Quindi adesso vediamo se sono ancora in grado. Tra l'altro l'ho messo bene l'eyeliner in quel video. Vediamo se adesso riesco ancora a metterlo così. Non era lunghissimo e seguiva abbastanza la mia forma dell'occhio, che comunque in 7 anni vi assicuro che è cambiata parecchio. La mia palpebra sta lentamente cedendo. Tra l'altro questo qua è di Debbie, si chiama 100% Eyeliner Matte. Per finire usavo 2 mascara, uno sulle ciglia inferiori e uno sulle ciglia superiori, quindi anche oggi andiamo a farlo. Uso questo qua di Debbie, il Volume Experience, al di sotto, e poi il Maxit di Catrice nelle ciglia superiori, che andavo a piegare, però visto che adesso ho ancora la laminazione non ce n'è bisogno. Ok, quindi 2016 fatto, passiamo al 2023. Ecco, nel 2016 sicuramente non potevo immaginare che un giorno avrei avuto un mio brand e una mia palette che mi rappresenta molto più dell'ombretto arancione di Kiko. Quindi ovviamente vado a truccarmi con la Liberty, ma faccio proprio il trucco più easy dell'universo, che è quello che effettivamente faccio appunto di giorno se voglio una cosa semplice, però che insomma mi stia bene, mi rappresenti. Allora, come oggi il primer occhi è un po' opzionale, per esempio appunto se uso un correttore un po' appiccicaticcio sinceramente non vado a mettere un primer, prendo Baclow e lo sfumo nella piega, che appunto è un marrone sempre, però più freddo, molto più freddo, che personalmente trovo mi doni un po' di più. Poi al posto dell'eyeliner uso, cioè comunque faccio un eyeliner però sfumato, quindi uso Chat Noir e vado a prolungare un po' il mio occhio, però cioè non mi porto neanche su tutta la rima, mi fermo qua. E poi eventualmente lo sfumo anche un pochetto. Poi vado a prendere un mix di La Fleur e Nouveau e lo uso per fare un punto luce lillato. E poi con La Fleur vado a tamponare sulla palpebra per renderla tutta rosata e un po' luminosa, ma non particolarmente impegnativa. La matita nella rima superiore è una cosa che ancora faccio quando voglia, perché io ho l'occhio un po' a palla, quindi mi si vede la rima interna e questo aiuta tantissimo a rendere l'occhio più allungato. Quindi ecco una cosa che non è cambiata. E come mascara ultimamente sto usando il Banana Eyes di Neve Cosmetics, è appena uscito e mi sto trovando molto bene, perché a me piacciono gli scovolini a banana doppi sensi, perché aiutano tantissimo ad alzare e curvare le ciglia. E sulle ciglia inferiori onestamente non lo metto, cioè lo metto magari la sera se faccio un trucco più intenso, ma di giorno non tanto, anche perché cioè se poi sudo, cola, quindi dipende, ecco, ma giornalmente difficilmente lo metto. Finiamo poi con le labbra. Già allora amavo i nude, questa cosa non è cambiata, e a quanto pare utilizzavo il gloss. Vi giuro, questa cosa non me la ricordavo minimamente, però prima andavo ad applicare una matita un po' su tutte le labbra, non facevo un grande overlining, quindi rimanevo abbastanza nei miei contorni. Questa matita è di Astra ed è la numero 41. Andavo a riempire anche le labbra e poi mettevo un gloss nude di Essence, che oggi andrò a sostituire con l'Extreme Gloss di Mesauda numero 402. Il colore non è propriamente uguale, poi consideriamo anche che in quel video non so perché avevo messo sto filtro un po' patinato, boh, non so dirvi e spiegarvi come mai. Mentre adesso sicuramente faccio più overlining, vado a usare la matita di Mulac numero 4, la Lip Master numero 4, e sbordo un pochetto. E poi, big spoiler, domani scoprirete che cosa userò adesso sulle labbra, ma nel frattempo... E voilà, fatemi sapere cosa ne pensate. Devo dire che mi rivedo molto di più in questo make-up, però non rinneghiamo le nostre origini, ve lo faccio vedere anche alla luce naturale. Diciamo che allora non è così assurdo anche insomma i prodotti che usavo, alla fine è una routine che si è solo evoluta, però i colori ecco sono abbastanza diversi. E spero che questo video comunque vi sia piaciuto e ringrazio nuovamente Erap per aver collaborato con me. Io vi aspetto anche domani finalmente per svelarvi quello che ormai avrete tutti intuito, e se siete arrivati a questo punto del video commentate con una bella emoji arancione. Ci vediamo al prossimo video, peace out! Ecco a voi il meglio e il peggio di questa puntata di Basic Gaia. Perché tra l'altro, sì, qua ne ho messa ben più di una goccia.
Ops. Ah no, ma che scema, dovevo metterlo di qua. Stesso bronzer ma con un pennello